Allora, continuiamo a parlare di pallacanestro viola, anche perché nel pubblico di San Bendemiano c'erano tantissimi cuori nero arancio. Io do il ben trovato all'interno del mondo del basket reggino a Peppe Martino, che in tantissimi ricorderanno a più battute e con svariate canotte alle nostre latitudini. Ben trovato Peppe, come stai e da Ciao quanto Giovanni. tempo? Ciao Qui allora. Giovanni, ciao a tutti. Io ricordo l'Audax, però ce ne sono state tante prima, c'è stata la Giovanella Viola sicuramente. Vuoi Sì, ricordare Giovanni ai della nostri Viola. appassionati? Ricorda a chi non sa, insomma, da dove nasci e come arrivi. Ma vabbè, nasco ovviamente nel settore giovanile della Viola che rappresenta ovviamente gli inizi di questa passione. Dopo ricordo il PGS di Bebbo, che è stata la prima, Bebbo Modaffedi, è stata la prima esperienza fuori dalla viola, per poi andare nella Paolino Cautona, quindi Villa Sì, San come no. Giuseppe. Sono stati quegli anni fantastici anche, ricordo benissimo quegli anni, poi anche appunto Audax, poi anche Scorpion, insomma tutta una serie di squadre che mi hanno permesso poi di divertirmi tanto con la palla a spicchi. Mamma che mi hai tirato fuori, il Villa San Giuseppe c'era quel campo che c'era un sacco di righe diverse, non si capiva mai quando uscivi fuori. Mamma mia, ragazzi. Il mitico Sì, palloncino. che poi penso sia diventato campo di pallavolo, non so se è ancora aperto, ma so che Ma era nasceva come campo diventato. di hockey addirittura. Ah, Nasceva come addirittura. campo di hockey. E noi dovevamo ogni allenamento prendere i canestri, montarli per poi toglierli alla fine di ogni allenamento. Quindi erano altri Dirò. tempi. Uno dei claim miei è sempre: ci sono piazze in Calabria che non ci sono più, perché, ma pure a Reggio ci sono dei quartieri che avevano una pallacanestro e non ce l'hanno più. E Catone è uno di questi, insomma. Assolutamente sì. È un peccato ovviamente perché anche le primissime periferie della città meritano ovviamente di avere degli spazi adeguati per poter mantenere queste passioni. Sì, assolutamente. Sentimi, allora, lavori da quelle parti lì dove clamorosamente i colori nell'arancio si sono ritrovati tra mille polemiche estive all'interno di questo girone abbastanza strampalato. Penso che neanche un bambino di 10 anni con un atlante politico in mano poteva fare di peggio, però Avrebbe un partorito girone. qualcosa di peggio, infatti. Oh, vabbè, alla fine ci ritroviamo anche per questo. Cioè, io ringrazio la Lega perché con Peppe ce l'hanno visto a Mara Bagnara, però vederlo in un palazzetto di Serie B mi fa un po' strano. Che partita hai vissuto? Che partita è stata? Ma guarda, a parte l'emozione ovviamente di vedere la Viola giocare contro la Ruger, che sicuramente insomma era un'occasione quasi quasi che aspettavo da un po' di anni, certo non con queste. Come dire, con questi contorni. Sicuramente è stata una partita che nasceva già con dei presupposti di difficoltà elevati, quindi era una partita che per certi versi un po' ci aspettavamo un po' tutti. Chiaro, una squadra come la Ruger, che è stata costruita con particolari ambizioni, chiaramente diventa contro una Ruger di questo calibro diventa tutto un po' più difficile. Poi è una squadra che ha fatto del gioco perimetrale un punto di forza e giocare contro appunto giocatori che tirano col 50%, un Sanguinetti che tira col 70%, chiaramente le nostre possibilità si sono da subito affievolite. Purtroppo anche una squadra che ha presentato una panchina molto molto corta, dopo 1 minuto e mezzo Provenzane aveva 2 falli e quindi già da subito abbiamo visto che la scalata era quasi impossibile, Anche però se poi nonostante questo. sul meno 9 palle in mano sembrava, cioè, che qualcosa potesse clamorosamente cambiare, sarebbe stato un Sì, successo entra magari clamoroso, però. quella bomba di Renzi entra, poi noi abbiamo tutto a guadagnare, loro tutto da perdere, quindi sai, riesci a giocarti anche una partita nonostante le difficoltà avute, soprattutto nel primo quarto. E chiaramente l'impatto con la partita, certo, probabilmente
Probabilmente anche le condizioni logistiche non sono state delle migliori, perché trovare una squadra che arriva un'ora prima dell'inizio della partita con un viaggio sul gruppone di 8-9 ore, purtroppo ecco, questi sono gli aspetti negativi di questa organizzazione, di questo campionato, di questi gironi, quindi Ovviamente sono inevitabilmente. anche figlie della partenza tardiva, che non lo abbiamo detto, è doveroso ribadirlo perché questi ragazzi sono partiti 30 giorni dopo rispetto alle competitors, idem lo staff tecnico, quindi non è assolutamente facile partire senza un precampionato, e questo è il vero precampionato che sta giocando la squadra di Assolutamente Corigliano. sì, ma bisogna stare anche attenti che questa non diventi un po' una scusante per tutto il campionato. Cioè, il senso che ora questi ragazzi si devono mettere in testa che comunque c'è da lavorare, c'è da marciare, da recuperare, ma sono sicuro perché comunque poi li guardavi negli occhi e c'è questa voglia, questa, comunque questa sensazione di attaccamento a dei colori che sono colori gloriosi come quelli nostri, nell'orancio. Non a caso oggi qua, uno scherzo del destino, mi ritrovo con gli No, sembra che abbinamenti. siamo nello stesso studio più che altro, sembra una cosa univoca, cioè a scanso di daltonico, però va così, va così. Sono contento che vada così. Io, vabbè, tuo figlio gioca, poi hai una serie di parenti che giocano alle nostre latitudini, non posso non chiederti delle differenze tra il basket in Veneto e quello in Calabria. Però, lontano dai microfoni, ragazzi, abbiamo una bella notizia, abbiamo uno scoop, perché il nostro ospite, la sua passione la sta facendo ancora sua, nonostante il lavoro, la famiglia, e ne sono contentissimo, che vuol dire che Reggio Calabria ha trasmesso i miei valori che portiamo, tutti quanti, chi più, chi meno, dentro nel bagaglio, e tra qualche giorno inizi un nuovo percorso, insomma, un Eh bel sì, percorso. ho deciso di coronare il mio sogno piano piano, uno step alla volta, poi magari non riuscirò a metterli in pratica per motivi di lavoro, però intanto ho deciso di iniziare il corso di allievo allenatore, anche perché sarebbe appunto un mio sogno un domani poter avere a che fare con il settore giovanile, trasmettere la passione ai ragazzi. È anche frutto di analisi che ho maturato in questi ultimi anni, proprio vedendo anche come funziona un po' il settore giovanile. Allora, parlando anche con mia moglie, mi ha detto: ti lamenti sempre, fai qualcosa. Ho detto: vabbè, intanto iniziamo, poi non No, si sa mai. allora, se ti posso interrompere un attimino, io qualche giorno fa ho avuto il piacere di scrivere che Andrea Recchi, che è stato secondo me un Sì, personaggio ho visto. positivo del Stavo basket mio compagno di arezzo, squadra, un 75 come me. bravissimo, sì, cioè allena i ragazzini nel mini basket insieme a Enza Gaeta, che penso non abbia rivali in ambiente di mini basket alle nostre latitudini. Della VIS di Luigi Di Bernardo, che poi Luigi è quello che ti ha portato al basket Eh nel sì, 1912, quando ancora c'era la TV in bianco e nero, ma questa è un'altra storia. 1982, dai, non Sì, esageriamo. vabbè. Però ti posso dire che poi ho sentito Andrea privatamente, che mi ringraziava per l'articolo, perché ovviamente l'ho fatto spontaneamente per dare un po' di enfasi e di sorpresa, e ti posso dire che quello è il sogno mio fin da bambino, cioè essere io l'allenatore dei piccoli. Mi ha messo una tenerezza, cioè poi lo vedi con i bambini, che sia, è bello, è tutto bellissimo. No, assolutamente, assolutamente. Ma poi ognuno di noi ha questa passione ed è figlia di quello che abbiamo vissuto noi in quegli anni. Come la viola sappiamo tutti che non rappresenta soltanto un amore verso lo sport, verso comunque dei colori sociali, ma ha rappresentato per noi proprio un vero fenomeno sociale. In quegli anni Reggio ha giovato proprio di quel miracolo che il giudice viola ha tirato su. Quindi sicuramente capisco bene quelle che sono le emozioni che tanti altri come me servono dentro. Hai detto bene, miracolo e non fenomeno sportivo, perché secondo me si va oltre lo sport. Cioè, è stato un qualcosa forse Assolutamente. irripetibile. Cioè, oggi parliamo di tutte le Viola Reggio Calabria che sono create successivamente, senza fare figli e figliastri, però quella favola sportiva nata tra Scatolone e Botteghelle forse sarà e rimarrà qualcosa di irripetibile per l'ascesa che ha creato.
Sì, rappresentava soprattutto anche una novità, ovviamente, quindi per tutti noi ragazzi era un modo anche per vivere qualcosa di diverso dal solito calcio che, come sempre, ha fatto un po' da padrona. Quindi credo che alla fine quello sia stato anche un motivo scatenante, cioè tutto il fenomeno che è nato con la Viola per noi è stato uno stimolo per avvicinarci alla pallacanestro. Poi, per esempio, io ricordo perfettamente l'idea di avere il play della Serie A come mio primo allenatore, aggiungeva un ulteriore fascino a quello che stavo vivendo. Ma ancora oggi, se chiudo gli occhi, sento gli odori della palestra del Vinci, lì che ho iniziato. Sì, Quindi, ti intanto, posso quando dire parlo che anche con... per me è la stessa cosa, e quando vedo di persona quel playmaker della Serie A, forse c'ho quel certificato gigante, quello là, con l'ovolo pesce spada del mini basket, e ce l'ho con l'autografo di Massimo Bianchi sotto, che per me era un idolo ed era, insomma, quello che tutti volevamo diventare, perché lui era piccolino ma stava con i grandi, e noi No, ti posso garantire che come giocatori. allenatore era anche tosto. Sì, lo so, Mi me lo ricordo ricordo. Palestra Larizza, mi ricordo che mi fece anche piangere per quanto Le ci pallonate fece. a capo a campo, ricordo. Pum. Quindi, bei ricordi, bei ricordi. Ma e quindi questo regionalismo differenziato, cioè, chi sta meglio, il Veneto o la Calabria? È troppo facile rispondere, però volevo la tua analisi. Guarda, rimaniamo nel contesto basket, ovviamente, No, no, di nel quello, di settore, quello, non mi mettere mai. nel settore giovanile. Guarda, il grosso vantaggio che c'è qui è che in un raggio abbastanza ristretto riesci a trovare anche molte squadre con un livello competitivo molto alto, quindi questo dà l'opportunità di misurarsi e di poter crescere anche in una maniera, appunto... Non vorrei essere ripetitivo, ma più competitivo. Questo è sicuramente un punto di forza. Poi sul settore giovanile potremmo stare a discutere veramente tanto, perché questo è il motivo che mi sta portando anche a iniziare il percorso di allenatore, per il semplice motivo che credo che comunque lo sport non debba mai perdere quel ruolo sociale che ha. E noi oggi stiamo vivendo un periodo un po' particolare, perché sono anche tanti e troppi ragazzi che a 14-15 anni o fanno un percorso che li porta verso chissà quale successo desiderato o altrimenti mollano. E questo è un rischio che stiamo correndo. Quindi noi abbiamo l'obbligo, secondo me, di fare innamorare i ragazzi allo sport. In questo caso la pallacanestro, che è quella che mi viene più facile, ma credo che non si debba perdere mai questo obiettivo ed è fondamentale. Sì, sono d'accordo con te, anche se volevo capire un attimino differenze strutturali a livello di impianti, di organizzazione, di budget Assolutamente, molto spesso. Ovviamente c'è una differenza, le eh. strutture chiaramente sono un punto di forza, un po' sono dei luoghi comuni, però purtroppo è la triste verità. Chiaramente avere l'opportunità, l'anno scorso mio figlio giocava in un paesino vicino a San Bendemiano, Godei di Sant'Urbano, bellissima palestra, cioè palestre che magari da noi potrebbero essere un po' un gioiello da custodire. Gelosamente, quindi se penso a San Bendemiano, per esempio, a due palestre di basket dove si di un certo livello, la vicina Conegliano, che rappresenta comunque il centro più grosso, ne ha altrettante. Sono tutte Questo va comunali deluso. o sono in gestione, che tu sappia? No, allora vabbè, sono comunque sempre strutture comunali che poi in qualche modo vengono anche gestite Vengono dalle gestite. società Sì. con le solite turnazioni. Però mentre da noi una città di 200.000 abitanti, per dire, parlando di Reggio, magari bisogna accontentarsi di quelle pochissime opportunità che vengono date, lì ecco c'è una densità decisamente diversa. E agevola probabilmente anche queste opportunità per i ragazzi. È anche vero, io Questo. non voglio fare l'avvocato di nessuno, ma è anche vero che se noi abbiamo avuto la Viola a quelle latitudini, a distanza di pochissimi chilometri, cioè come se fosse Reggio con, ti posso dire, Brancaleone, c'hai la Reyer Venezia che
è un'istituzione a livello maschile e femminile, c'è Treviso, si Ah, allunga un po' Udine. di più, c'è Verona, c'è Udine, c'è Trieste che è un po' più là, Trieste. c'è tutto il basket slavo a un passo, E non insomma. pensare che Bologna sia molto lontana, quindi. Sì. No, volendo spostarsi, cioè il tempo che tu arrivi a Bologna, noi arriviamo a Canazzaro Lido, forse, paradossalmente. Sì, no, vabbè, diciamo io impiego 2 ore per arrivare a Bologna e in 2 ore arrivi a Castrovillari, ecco, questo è un Ma po' quando mai? l'ordine. No, arrivi tu a Castrovillari in 2 ore. No, no, no. Ce ne vogliono un po' di più per Castrovillari. Lo sanno gli amici di Castrovillari che giocano in Serie B e 2 volte al mese sono costretti a venire dalle nostre parti, sobbarcandosi le spese più alte della Calabria, però questo è un altro discorso. Senti, ma qual è la partita del basket calabrese che ricordi maggiormente? Cioè, apriamo questo cassetto dei ricordi, perché a me piacciono tantissimo queste situazioni. Ricordo la tua Audax, ma ne ricordo tante, devo dire. Guarda, Audax, vabbè, ce ne sono diverse, ma guarda, visto che prima ti ho ricordato la Catona, Paolino, Villa San Giuseppe, come la vogliamo chiamare, perché all'epoca ricordo che avere quelle divise con lo sponsor Paolino era comunque una cosa molto divertente e piacevole. Io ricordo che c'era un'ala forte, se non sbaglio si chiamava Filianoti, che tirava soltanto al tabellone. Sì, Avevo in squadra Pasquale. i cugini Filianoti, Sì. Pasquale e Fabio. Fabio era l'ala a cui ti riferisci tu, che aveva un tiro a tabella micidiale, e invece poi c'era Pasquale che aveva il suo tiro morbido dalla lunetta, dallo spigolo della lunetta, e non ne sbagliava uno. Quindi, tornando alla partita. Guarda, ricordo una partita quando abbiamo raggiunto la C2, ricordo quella partita contro il Botteghelle. Da qualche parte credo che ci sia anche qualche video, ma non sono riuscito a recuperarlo. Quella era il Botteghelle di Paino, Calabrese, Nicolino, Eugenio D'Atto, lì c'era. c'era anche un Polignano che Ah, Molino volevo. saltatore. Sì. Però c'ho anche il referto conservato, quindi un coach Bolignano in versione giocatore nel Botteghelle. Poi ci siamo ritrovati compagni nell'Audax. Che faceva canestro Domenico Polignano, sia chiaro Sì, questo. c'era un Peppe Colimeni, era il Botteghelle, diciamo, quello storico iniziale, con un Paino in splendida forma. Però ricordo, ecco, quella partita è stata veramente una bella soddisfazione per una realtà, appunto, come si diceva, di periferia, che era nata dalla passione di un presidente come Mimmo Cama, che aveva una passione incredibile. Lo ricordo sempre negli spogliatoi, che aveva sempre qualche parola per ognuno di noi. Quella è stata una partita veramente, come dire, sai, quelle che conservi con un po' di amore in più, ecco. Perché Ma battere ce ne Enzo sono Pavone state. non è che capita sempre, cioè, Enzo Pavone sotto canestro era un'istituzione, c'era Pino Mauro, c'era Mimmo Libri forse, non lo so, a Poi ti parte girerò questo, il referto, ti girerò il sì, ma referto, così poi lo riguardiamo. a parte questo hai toccato un tasto purtroppo dolente, perché presidenti appassionati e attaccati alle società ci sono sempre di meno, cioè, per fortuna è rimasto Antonio Musolino che sta resistendo a qualsiasi tipo di intemperie, Eh sì. resiste, resiste. Sì. Purtroppo sono diventate un po' merce rara. Anche queste società che ci sono ora probabilmente sono mosse anche. Rimane sempre quella passione, ma è una passione forse un po' più distaccata. Non so, forse anche un po' una mentalità un po' più aziendalista. Non lo so, ecco, ma non vorrei esprimere giudizi sbagliati, perché magari è più una sensazione che si respira. Però all'epoca c'era un rapporto Nell'interesse umano. terzo non legato solamente alla pallacanestro, insomma. Ma all'epoca c'era il rapporto umano, veniva prima di ogni cosa, ma c'era un piacere incredibile, ma anche dopo ogni partita, anche con le squadre avversarie, si respirava un'aria che molto molto particolare, che oggi faccio un po' fatica a rivedere quando mi capita di vedere qualche partita. Non lo so, questa è la mia sensazione, magari sarà sbagliata, ma Hai programmato nuove trasferte nero-arancio, perché ce ne ma saranno.
Assolutamente sì, le due trasferte di Padova, Vicenza, Mestre e Monfalcone non si toccano, quindi quelle verranno. Va bene, Quelle sono programmate. Poi vediamo su Orzi Nuovi, un pensierino si sta facendo. Ma guarda, contrariamente a quelle che sono le regole di cui parlavamo all'inizio di questo momento, è chiaro che egoisticamente a me fa piacere. è Spero chiaro. che possa coinvolgere comunque sempre più gente, perché bisogna, come dire, far rinascere un po' questa passione, quest'amore, e mi auguro che magari anche tanti altri che sono, perché ce ne sono tanti comunque al nord, possano comunque avere, Oh, non perdere sì. questa occasione per vivere un momento che ci riporta vicino, ecco, questa. Senza dircelo, abbiamo detto la stessa cosa perché nella precedente intervista, sempre riguardo la partita di San Bendemiano, io ho detto: qualora si sapesse realmente che Reggio Calabria gioca in Veneto, sai quanti reggini ci sono in Veneto che non vedrebbero l'ora di andare a tifare. Secondo me basta una piccola scintilla, un po' di passaparola e realmente la prossima partita da quelle parti ci può essere il boom. Basta Sì. considerare soltanto il personale scolastico che sta da quelle parti, insomma. Assolutamente sì. Sicuramente ci vuole anche qualche risultato positivo che possa dare entusiasmo. Sappiamo bene che anche un po' quello è sempre uno stimolo per spingere le persone ad andare a vedere qualche partita. Mi auguro che già contro Padova, che è una squadra sicuramente alla portata anche di questa viola, possa venire. Possano venire i primi due punti per muovere la classifica. Non Io sarebbe male. chiaramente metto le mani avanti perché voglio ancora capire come sta questo gruppo. So che ci sta qualche defaianza in settimana. Vediamo un attimino co come arrivano i ragazzi perché nulla è scontato ed è un campionato con 1.000 punti interrogativi. Peppe, grazie mille per questa bellissima chiacchierata. Mi ha fatto veramente piacere perché abbiamo spaziato da una parte all'altra in argomenti dove chiaramente parliamo la stessa lingua e ne sono veramente contento. Grazie a te che mi hai dato questa opportunità, No, ovviamente. ma poi ci sarà modo e tempo di risentirci sicuramente, anche perché ci sono queste Assolutamente. occasioni meravigliose. Una buona serata e ci vediamo prestissimo. Grazie. Ciao, ciao Giovanni, grazie.